Mi ricordo che ero bambino e dopo la scuola d'estate andavo sempre in cantiere. C'era una crescita continua intorno alla nostra attività fino ad espanderci con altre acquisizioni, con altri cantieri. È iniziato il primo su Messina, poi abbiamo iniziato con Malta, iniziato a girare, la rete cliente cresceva e quindi sono stato travolto da questo lavoro, ma per passione. La cosa bella è che quando esco dall'attività di imprenditore da ufficio, entro in cantiere, sto con i miei operai, sto con i miei che diventano parte di famiglia, perché passiamo più ore con loro che con la stessa nostra famiglia. Siamo uno dei più grandi cantieri privati, abbiamo 9 cantieri. Sia dalla parte diciamo, dal settore della divisione shipyard con navi tra Napoli, Messina, Malta, Croazia e Tenerife. Dal 2008 ho avuto la fortuna che grazie a mio padre, grazie al suo investimento, mi ha dato la possibilità di realizzare un sogno, di farlo diventare realtà, quello di creare una divisione yacht sia con le nuove costruzioni e sia con il refit. Abbiamo iniziato su Napoli con una costruzione di 54 metri, poi subito sono venuti altri contratti, altre costruzioni. Con la vendita di un 40 metri, un 57 metri, un altro 40 metri e poi mano a mano sempre questa passione, questo coinvolgimento nel lavoro mi ha dato forza di andare a investire anche in altre aree, in altri territori che abbiamo iniziato su Malta, che abbiamo rilevato un cantiere per un refit di yacht, poi abbiamo rilevato Ancona con il brand Isa, che riteniamo oggi sia un marchio molto internazionale, molto importante, e poi da là abbiamo acquisito Marsiglia, abbiamo acquisito Savona, e diciamo tutto questo ha preso forma in un'idea quale di avere una divisione di super yacht così suddivisa, dove ci sono la divisione yacht per la nuova costruzione col brand Columbus, Isa, Mondo Marine e Extra. E un'altra divisione è quella dedicata al refit degli yacht con la Palumbo Super Yacht Refit. Dopo l'acquisizione dei cantieri c'è stato anche un grosso sviluppo di collaboratori, di manager per la gestione di tutti questi cantieri. Quindi abbiamo manager formati, project manager formati, abbiamo avuto nuove conoscenze del personale che avevamo rilevato da queste aziende, ma tutti oggi fanno parte di un unico gruppo, di un'unica famiglia che gestisco con grosse soddisfazioni. Con l'acquisizione dei cantieri Isa di Ancona da parte del gruppo Palumbo Super Yacht Ancona, appunto, tutta la struttura ha subito una grandissima implementazione sia dal punto di vista delle strutture, dei servizi e di tutto ciò che concerne l'assistenza alle imbarcazioni. Conta su di un'area di 52.000 metri quadrati. Un travel lift da 560 tonnellate e la nuova piattaforma, il nuovo Synchro Lift, fino a 3.000 tonnellate.
Il mix del know-how del gruppo Palumbo in termini di refit, riparazione navale e la buona reputazione di ISA in termini di nuove costruzioni fa sì che i clienti vengano con molto piacere nelle strutture di Ancona, perché possono trovare praticamente sia il vantaggio di tutte le conoscenze dei sistemi di bordo di una nuova imbarcazione e appunto l'esperienza del team riparazione della famiglia del gruppo Palumbo. Credo che uno dei grandi plus dei servizi di assistenza dei cantieri, della cantieristica navale, sia appunto la rapidità e la velocità degli interventi. E avere a disposizione tutto questo grande archivio, questo know-how, tutta questa rapidità e condivisione delle informazioni fra le varie strutture aziendali sia uno dei grandi plus appunto di tutta l'area refit del gruppo Palumbo. One of the things which attracts the captains coming to Malta is the hospitality, which Maltese can offer to him, which might be a bit different from visiting other countries. Una delle cose che attraggono i comandanti che arrivano a Malta è l'ospitalità che ricevono dalla popolazione maltese, che è piuttosto diversa dagli altri paesi. Innanzitutto, il nostro cantiere comprende due bacini di carenaggio risalenti al 1860. Abbiamo un bacino coperto di 140 metri, oltre ad un bacino di carenaggio di 160 metri. Entrambi ideali per eseguire lavori di verniciatura. Molto ben attrezzato, con tutte le strutture necessarie. Il loro patrimonio infrastrutturale comprende gru, impianti aerei, acqua dolce ed elevati standard elettrici per soddisfare le esigenze di ogni comandante. We are also now operating our new travel lift, which we can lift boats up to 410. Ora possiamo anche avvalerci di un nuovo travel lift in grado di sollevare imbarcazioni con un peso fino a 410 tonnellate. E ciò significa che possiamo gestire la gamma target di imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 28 e i 40 metri, senza dover utilizzare i nostri bacini di carenaggio per piccole imbarcazioni. Pertanto, i comandanti delle imbarcazioni entro tale metratura possono ora usufruire di quell'ulteriore servizio. Inoltre, mettiamo a disposizione un magazzino di forniture navali ed una selezione di risorse ausiliarie per gli equipaggi che ne possono beneficiare durante il soggiorno in cantiere, come aree ricreative e di ristoro ed un centro benessere. Così da rendere Palumbo Super Yachts Malta la migliore destinazione per la manutenzione e la riparazione del vostro super yacht. Abbiamo qui a Marsiglia una struttura incredibile perché abbiamo la possibilità di offrire ai nostri clienti un'accoglienza straordinaria sia dal punto di vista della qualità del prodotto finito, ma fondamentalmente dal punto di vista tecnico, perché abbiamo a disposizione 4 bacini di carenaggio e muratura, una misura variabile dai 90 ai 125 metri, quindi diciamo che possiamo accogliere barche oltre i 90 metri senza nessun problema. Abbiamo inoltre una cabina di pitturazione che è un unicum in Europa perché in galleggiamento. Questo significa che abbiamo un hangar termocontrollato con un sistema di aspirazione e trattamento delle polveri sull'acqua. Ciò si traduce nel fatto che quando la barca arriva apriamo la porta, la barca entra, si affianca a uno dei due lati della struttura e dallo stesso giorno, dal momento esatto in cui la barca arriva, abbiamo la possibilità di cominciare le lavorazioni. Traduciamo questo in un risparmio in termini di tempo e economici, quindi per l'armatore sostanziale. Il cantiere di Marsiglia si contraddistingue inoltre per la presenza della famosa black box, molto rinomata e apprezzata dagli equipaggi anglosassoni e comunque a tutti gli equipaggi internazionali, che è una sorta di piccolo centro di ritrovo, piccolo pub all'interno del cantiere, dove normalmente dopo l'orario lavorativo gli equipaggi naturalmente si ritrovano per un momento di distensione, la partita a freccette, a biliardo o quello che sia, e dove molto spesso anche noi del cantiere organizziamo con gli equipaggi dei simpatici barbecue, dei momenti di
di incontro tra la forza lavoro cantiere e gli equipaggi. Palumbo Superyacht Refit di Napoli, dove ha sede l'headquarters del gruppo, rappresenta un punto di riferimento per l'approdo delle imbarcazioni di medie e grandi dimensioni. Il paesaggio, lo scenario, tutto ciò che circonda la città di Napoli rappresentano bellezze uniche ed inimitabili nel mondo. Da un punto di vista logistico di infrastrutture, ci sono due bacini galleggianti, in grado di ospitare imbarcazioni di medie e grandi dimensioni. Un bacino di carenaggio con una portata di 6.000 tonnellate per una lunghezza di 150 metri e una larghezza di 24. Un secondo più piccolo con una portata di 1.500 tonnellate, lungo 70, largo 15 metri. Oltre a queste facilities importanti, è presente un travel lift che permette di alare e varare imbarcazioni in modo semplice e rapido. Ci troviamo nel cantiere Palumbo Superyacht Refit di Savona, che presenta un travel lift da 820 tonnellate di portata, quindi che ci permette il sollevamento e il conseguente varo di imbarcazioni fino a 60 metri. In questo cantiere ci tengo a ricordare che furono varate imbarcazioni iconiche come il Sara Star 60 metri, quindi una delle più grandi barche in alluminio costruite in Italia. Oggi questo cantiere è atto alla riparazione di super yacht, dai 20 metri fino ai 60 metri, con uno spazio a terra di quasi 30.000 metri quadrati. La posizione è una delle posizioni più favorevoli per i refit, perché qui ci troviamo a distanza di un'ora e mezza dal confine francese. Il travel lift è il più grande che si può incontrare venendo verso l'Italia ed è uno dei più grandi nel Mediterraneo. Quindi questo ci pone in un punto di forza rispetto ad altri competitor della zona. Grazie a questi manager chiavi io riesco a, durante la settimana, durante tutti gli impegni, riesco a gestire, a girare almeno 2 giorni a settimana per ogni cantiere e con loro sviluppiamo problematiche giornaliere, commesse, acquisizione di commesse, gestione quotidiana del cliente, progetti futuri.